Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andralincrot1, sei Yokai Watch Blasters! Cominciamo questo nuovo episodio con Gibanian che si è divertito al concerto delle vicine Armionia. Il concerto delle vicine Armionia è stato strepitoso e il migliore di sempre. Ehi, fannulloni! Non vi vergognate l'aver perso di nuovo contro Koros? Vi ha stracciati! Una simile reazione non si addice alla nostra squadra. A me piace prendere le cose con calma e goderci la vita. Ah, brutto cattaccio! Poverino, che ti ha fatto di male ora? Cioè, Whisper non fa nulla, però comanda. Oh, scendi in campo pure tu allora. Ciao a tutti, sono felice di rivedervi. Koma-san, che ci fai qui? Hai avuto il ringrazio proprio per averlo salvato, perciò siete gentili. Ci mancherebbe. E non solo, vuole anche unirsi alla vostra squadra. Koma-san che si unisce ai Blasters? Sì, voglio diventare forte proprio come voi. Insegnatemi a vivere come un vero blaster, vi prego. Dai, smettila, mi stai facendo arrossire. Molto bene, miau. È un piacere averti con noi, Koma-san. Sono felice di essere qui. Koma-san, per 1000 giravolte. Attenzione, Doro. È importante. Vuoi rinominare Koma? No, 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 che rinomino. Gli yokai non è come per i Pokémon, è molto diverso. Quando dai il soprannome, molto molto diverso. Ottimo, più siamo e meglio è. Ora però è tempo di riprendere l'allenamento. Un allenamento rovente come un bagno di lava. Al lavoro! E questo ci fa capire già che Termaiale sarà il fulcro di questa missione, anche perché nella scorsa anticipazione l'abbiamo visto. Tanto semplice. L'allenamento Blasters è molto più duro di quanto credessi. Oh, riesco a malapena a muovermi. Che c'è? Siete già stanchi per caso? Pappa e Molly! Come abbiate fatto a diventare dei Blaster è un mistero. Mi piacerebbe ribattere, ma non saprei come. Non c'era nessuno, abbiamo trovato questa caserma dei pompieri abbandonata e ne abbiamo fatto la nostra base e ci siamo autoproclamati Blasters. A proposito, c'è una cosa che devo chiedervi. Cricca dei gatti rossi o banda dei cani pallidi? Di quale delle due fate parte? Cricca dei gatti rossi? Banda dei cani pallidi? Ma scherzate! Volete dire che questa squadra non è nemmeno iscritta? È la prima cosa da fare quando si diventa Blaster! Comunque, dovete registrarvi subito. Andate alla sala AYB? AYB? Sì, la sala AIB, cioè non so come leggerla. AIB, diciamo AIB. Perché leggere AWAIB sarebbe un po' strano. Ogni blaster sogna di visitare quel luogo sacro almeno una volta. Che stiamo aspettando? Tutti alla Blaster Mobile, guido io. Lasciami fare. Fategli un fischio quando siete pronti. Ora, dovrebbe in teoria scegliere da solo, dato che sto giocando a Cricca dei Gatti Rossi. Ma anche scegliamo, penso, banda dei cani pallidi, comunque sia, gli yokai sono esclusivi per ogni versione di gioco. Quindi, per esempio, su banda dei cani pallidi esclusivo Velenotto, su Cricca dei Gatti Rossi esclusivo Kyubi, per dire, un esempio. E proprio a me che piace Velenotto, me lo vanno a mettere su banda dei cani pallidi, che ha come capo, diciamo, Koma-san. Quando Cricca dei Gatti Rossi c'è Jibayan, proprio il top del top. Si parte! Andiamo, Whisper, andiamo! Oh mio Dio, sì! È come su Yokai Watch 3 quando andiamo a Yama City! New Yama City! Eccoci la sala Awaib! Ma dai, non posso farlo ogni volta. Per 1000 giravolte, questo posto è enorme! Ehi, voi, aspettate un attimo, fermatevi! Miau? Dice a noi? Sì, proprio a voi. Stiamo per iniziare, potreste indietreggiare un po'? Iniziare che cosa? Che succede? Meglio fare come dice spostarci. Ma cos'è, una specie di sfilata? Arriva madre natura? Tutti pronti? Si comincia tra 5, 4, 3, 2... Bucinian! Signore e signori! Associazione Yokai Watch Beh, fin qui c'ero arrivato. Benvenuti alla sala AYB!
in inglese AYB. Uno è candido, passione cremisi, sono Buccinian! Buccinian. Ehi, cricca dei gatti rossi, come state? Ecco, mi sembrava, infatti, stavo per dire, non è che allora fai in automatico. Ma sono già divisi. Amici, forza e coraggio! Benvenuto. Quindi ogni nuovo gruppo di blaster, o meglio, anche yokai, che si iscrive, va da una parte o dall'altra e sceglie la fazione. Per mille giravolte, che spettacolo! Quel Buccinian non ha un'area familiare? Sì, tu hai le allucinazioni. Però sembra che sia un pezzo grosso qui, no? Chiediamogli se sa come funziona l'iscrizione. In effetti Buccinian non può esistere senza Whisper e Jibanyan. Però, come è scoperto in Yokai Watch e nei film, ogni yokai ha un doppione di se stesso, comunque sia. Specialmente sono molto famosi i gatti, i Nian, sono molto famosi i Jibanyan. Ah, grazie di essere venuti, gentile da parte vostra. Ecco, noi siamo qui per iscriverci come squadra. Nessun problema, provvediamo subito. Con la mia grandiosa ispirazione sarete iscritti in un batter d'occhio. Vi siete uniti alla cricca dei gatti rossi, congratulazioni. Ah, quindi fa automatico. È comprensibile, sono un yokai felino dopo tutto. Però, infatti, è meglio sta cosa perché su Polpanime e Spiritossi, appena usciti, ti dice sei un Polpanime o uno Spiritossi e ti fa scegliere. Però, se tu scegli Spiritossi, hai gli esclusivi di Spiritossi. Ma se scegli Polpanime su Spiritossi, hai sempre gli esclusivi di Spiritossi, non cambia nulla. Quindi, perché farti scegliere quale fazione essere se poi gli esclusivi sono sempre dello stesso gioco? Cioè, non serve a nulla. Ok, perché questa scelta? Per video una cosa che ho mangiato ieri. Ecco, un pomodoro rosso vermiglio. Tutto qui? Nessun altro motivo? Piacere di conoscerti, ora vai e fammi vedere la tua ardente passione. Furia pelosa. Ecco fatto. Ora potete tornarvela a casa. Così. Oh, questo è per voi come ricordo di questa giornata. Taccuino gatti rossi. La cricca dei gatti rossi ha un'app, si chiama Taccuino dei gatti rossi. Apri l'app ora e controlla quanti emblemi rossi possiedi. Potrai anche usare gli emblemi rossi nel negozio dei gatti rossi. Lì potrai scambiare i tuoi emblemi rossi con tantissime cose. Nel Taccuino dei gatti rossi c'è anche una pagina dei contatti. Svariate informazioni saranno registrate in automatico sulla pagina dei contatti. Inoltre potrai condividere la tua pagina dei contatti con altri giocatori. Seleziona Modifica la tua pagina e imposta la condivisione profilo su ON. Se lo fai, condividerà automaticamente le tue informazioni con gli altri. Ad esempio la quantità di missioni che hai completato, il tempo di gioco, gli incontri via Street Pass e così via. Vedete, potete farci un sacco di cose. Un'ultima cosa, già che siete qui, ho delle informazioni per voi. Se fai parte della cricca dei gatti rossi, otterrai un emblema rosso. Ottieni emblemi rossi collaborando con la cricca dei gatti rossi, completando missioni e combattendo nell'arena del viandante. Puoi scambiare gli emblemi rossi nell'app Taccuino Gatti Rossi. Inoltre ho sentito parlare di un altro posto in cui gli emblemi rossi sono molto utili. Collabora con la cricca dei gatti rossi e raccogli... Ok. Mezzo genio, insomma. Spero sia tutto chiaro, non ho altro da aggiungere. Ok, il nostro lavoro qui è terminato, torniamo alla base Blasters. Oh, la mia voce sta... La mia gola si sta distruggendo a fare quella voce così. Devo parlare in modo più naturale. Ehi, hey, stiamo tornando alla base Blasters. A cosa serve farmi andare qui? Ok, sì, è esplorabile, è bello, ma non posso fare altro. Whisper, dove sei? La percezione della profondità non esiste. Si parte, è lineare, non si vede. Mamma mia, che succede? Troppo divertente. Bentornati. Sempre col telefono in mano. Whisper, hai guidato proprio bene. E finalmente un po' di relax. Sei
Non ancora, bisogna informare il capo della nostra iscrizione. Raggiungiamo il sergente 4 al centro di comando. Su, forza. Mi chiedo se la Blaster Mobile abbia scritto... Sì, ha scritto Blaster, se no perché sai com'è, no? È talmente bassa la risoluzione che non si vede. Aspetta però, non posso neanche uscire da solo a dire il vero. Devo per forza... Ah, qui stanno ancora ristrutturando, va bene. Andiamo al centro di comando, allora al terzo piano. Io, sergente! Pare che l'iscrizione sia stata completata con successo. Sì, è andato tutto liscio, tutto a posto. Grandioso, ora passiamo al prossimo punto. Ora vi spiegherò come far salire di livello la base Blasters. Le strutture della base Blasters sono ancora del rango più basso. Se i Blasters lavoreranno sodo, però le strutture saliranno di rango. Le condizioni per salire di rango dipendono dalla struttura. Quando le strutture aumentano di rango ci sono tantissimi bonus. Ad esempio per la palestra 1P provo a ottenere più amici yokai. A primo piano, sì. Poi quando il rango della palestra sale vedrai quanto è forte, fratello Zen. Oh, ho già detto troppo. Dovrei capire il resto senza il mio aiuto. No, parla che mi piace quando parli. Ad ogni modo, datti da fare per aumentare il rango delle strutture. Ecco fatto, tutto chiaro? Sì, tutto chiaro. Certo, sicuro, yeah. Faremo del nostro meglio. Ok, questo è lo spirito giusto. Ho altre informazioni per voi, perciò aprite bene le orecchie. Che succede? Qualcosa di bello? Andate nel seminterrato, sarà divertente. Ok, andiamo nel seminterrato. Yay, sono qui. Oh, ma posso allenarmi per caso? Ah, mi avete trovato, perfetto. Vi stavo aspettando. Quando è stato restaurato questo posto? Non ne ho idea, era un semplice magazzino l'ultima volta che sono stato qui. L'arena dei viandanti è sotto la mia direzione. Arena dei viandanti? Cos'è? Già, cos'è? Certo, l'esercizio è importante, ma... combattere è il miglior allenamento. Bene. Puoi combattere con le squadre dei viandanti nell'arena dei viandanti. Queste squadre vengono da altre basi blasters che hanno attivato Street Pass. La prima cosa, parla con me, rettilarbitro, e registra la tua squadra. Così arriveranno le squadre del viandante di altre basi blasters. Il numero di squadre del viandante sarà visualizzato sulla schermata dell'arena. Quando il numero aumenta, vedami e scegli contro chi vuoi combattere. Se il numero non sale, seleziona aggiorna Street Pass. Ricorda, se vinci otterrai sfere, onide e emblemi. Vincendo più battaglie di fila otterrai più sfere oni, ma gli yokai che sconfiggi qui non rilasceranno materiali né diventeranno tuoi amici. La squadra rara chiamata squadra del viandante fantasma fa eccezione. Comunque per combattere contro la squadra del viandante usa Street Pass. Squadre di ogni tipo vengono dall'arena del viandante. Combatte il più possibile nell'arena per salire di rango. Che ne pensate? Pare che faccia a caso vostra, non è vero? Sì, grazie! Molto bene. Ora tornate al centro di comando. Sono sicuro che vi attende già la vostra prossima missione. Certo, è ovvio. Allora, sergente Quadro, siamo pronti per questa nuova missione? Truppa, la vostra prossima missione è a Campo Fiorito! Ricevuto, miau. Il segreto di tutti i blasters è il gioco di squadra. Ecco qualche informazione che vi sarà d'aiuto. Aprite bene le orecchie! E siccome questa parte non frega niente a nessuno, la saltiamo. Purtroppo i primi capitoli sono sempre da spiegazioni. Andiamo su storia e facciamo questo qua nuovo. Molti yokai sono alle terme. Ah, certo. Livello consigliato 4. Ah, ci sono quasi allora. Che missione, dai, vai a vedere con questi compagni. Sì, il guaritore ce l'abbiamo, che è utile. È molto utile il guaritore, quindi siamo grandi. Ah, forse questa scena era meglio se non la saltavo. Perché è un posto nuovo, magari faceva vedere un altro tipo di animazione per la Blaster Mobile. Va bene. Ah, un talismano, ok, nulla. Dobbiamo andare a terra, quindi scegliamo questa squadra, questa strada. Oh, resistentino sto Maragol. Ah, posso farmelo amico? Ok. Perfetto. Wow. Malagol è il nostro amico. Oh, ma chi è qui? Un altro Malagol?
è andato. Qui cosa... Ok, una sferaoni grande. Qui cosa abbiamo? Ehi, dov'è? Ha girato? Buhu! Non lo so, Buhu, se lo voglio come amico. Lo voglio come amico? Tanto sì, che problema c'è? Non è che devo per forza portarmelo in missione poi, eh? Ok, preso anche Buhu. Vai, medaglia di Buhu conseguita. Ok. Vorrei provare a prendere anche qualche sfera, però... Tutte lontano stanno. Penso però che per questa missione, dato che dobbiamo sconfiggere 14 yokai, sia... le ricompense siano più grandi del normale, di quelle del primo... Oddio, vieni qua tu. Ok. Oggetto, raccolto. Ok, eccolo qua. Obiettivo completato, ottimo. Ok, quanto pare ce l'avete fatta, non ne è rimasto neanche uno. Ce l'abbiamo fatta! Ora possiamo fare bagno senza paura di beccarci il raffreddore. Beh, con Malagol e tutta quanta la compagnia bella. Bene, ora tornate alla base Blaster. Certo, sergente Quadro, eccoci di ritorno alla base Blaster. E va bene, è andata benissimo. 550. Abbiamo preso Malagol e Buhu! Livello alto più che altro, eh? Ciao! Bene, siete tornati! D'ora in avanti vi affiderò anche delle missioni secondarie. Buono! Missioni secondarie che sono, si mangiano... Non copiare Goku, dai. Nelle missioni storia troverai missioni principali e missioni secondarie. Se non completi le missioni principali non riuscirai a proseguire nella storia. Le missioni secondarie possono essere completate in qualsiasi momento. Tuttavia ce ne sono alcune che dovrei completare per poter andare avanti, fai attenzione. Bene, ho accuratamente selezionato alcune missioni, adeguate alle vostre capacità. Sceglietene una e portatela a termine. Va bene. Sapete che c'è? Facciamo una missione secondaria, quanto vorrà essere difficile. Bene, concentro, nel prossimo episodio porterò tutte quante e tre le missioni secondarie, che servono comunque sia per andare avanti. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi ricordo come sempre in descrizione il link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!